Signor Sindaco, colleghe e colleghi consiglieri, signori assessori, cittadini presenti, cittadini che seguono i lavori del Consiglio in streaming, dipendenti comunali e giornalisti. Con grande emozione assumo il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale di Fano, rivolgendo a voi tutti un doveroso e sentito saluto istituzionale. Sono consapevole dell'importanza dell'incarico che oggi mi viene affidato, incarico che, nel rispetto delle regole, onorerò con impegno, serietà e buon senso. Come donna ritengo estremamente significativo questo ruolo, sia in una logica di alternanza di genere, sia come legittimazione della presenza di una quota femminile numerosa e qualificata nel nostro Consiglio Comunale. Ricordando che nella storia del Comune di Fano, da quando fu istituita la figura del Presidente del Consiglio dalla legge 142 e dalla 265, solo un'altra consigliera ha avuto questo onore, svolgendo per prima l'esperienza, e mi riferisco a Maria Antonia Cucuzza. L'umiltà, che ritengo essere una dote nella pratica politica, e il principio dell'essere sempre al servizio della comunità, mi suggeriscono di ricordare a noi tutti, e soprattutto a me stessa, che sediamo nei banchi del Consiglio Comunale per la fiducia che ci è stata accordata dai cittadini. La Presidenza del Consiglio lavorerà con la collaborazione delle vicepresidenti Barbara Bunori e Marta Ruggeri, che saluto, nell'interesse della città di Fano e per il prestigio del Consiglio Comunale. Per questo la Presidenza dovrà essere forte nel rispetto delle regole per saper dire no quando sarà necessario e soprattutto libera da condizionamenti.